Notti magiche inseguendo un gol, era la canzone di Edoardo Bennato e Gianna Nannini ai mondiali 1990. E allora adesso prendiamo spunto da questo perché abbiamo invitato un esperto di fuochi d'artificio e lui ha creato pirotecnica notti magiche. Per lui intendo dire Fabrizio Di Giulio Maria, come leggo qui dalla scheda. Ciao, benvenuto. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Allora, voi siete un punto di riferimento da quanti anni per chi organizza eventi di qualsiasi tipo per i fuochi d'artificio? Non sono molti anni, siamo dal campo dal 2008 e con un punto vendita ad Artena, e oltre alla vendita ci occupiamo anche dell'allestimento di fuochi d'artificio per eventi privati come matrimoni e anche sagre di paese. Ma sono pericolosi quando vengono lanciati in aria? Cioè, nel senso, c'è qualche pericolo oppure sono totalmente sicuri? Pericoli ci sono perché comunque si parla sempre di prodotti esplosivi, però se usati nelle giuste precauzioni e fatti da chi di mestiere come noi, pirotecnici abilitati con il patentino, non si corre alcun pericolo. Hai creato tu l'attività? Sì, l'abbiamo creata io e veramente mio padre, che mi appoggia e mi aiuta in tutte le occasioni. Per quanto riguarda i costi, il pacchetto minimo, diciamo il minimo di un costo di uno spettacolo pirotecnico si basa tra le 5 e le 600 euro, ma oltre ai fuochi d'artificio dietro ci sono anche altre cose, tipo l'assicurazione sui fuochi d'artificio, che prevede in caso di incidenti su cose e persone, le marche da bollo per l'autorizzazione presso le autorità locali e i viaggi per vedere i posti se sono dove si può fare o meno lo spettacolo pirotecnico. Bene, allora quindi questa è un'informazione molto importante per chi volesse fare i fuochi d'artificio ad un evento, quindi per organizzatori di eventi ma anche per voi ascoltatori della radio, per la gente social. Allora ricordiamo l'indirizzo, via Guglielmo Marconi ad Artena, adesso vi dico anche il civico che sto leggendo, via Guglielmo Marconi 43 ad Artena, la pagina Facebook Pirotecnica Notti Magiche. Grazie a Fabrizio Di Giulio Maria, la sua storia ce l'ha raccontata per la radio, per i social. Mettete un like, grazie, cioè a voi già l'avete messo, ma condividete, condividete. Voi avete già conosciuto Fabrizio Di Giulio Maria. Ciao, vai alla grande. Tutti.